la fibra in carbonio. Il sistema ha delle caratteristiche in termini di deformazioni, moduli elastici, resistenze, che sono ovviamente frutto di un valore medio fra quelle della fibra, ma anche delle matrici che vengono utilizzate per impiegarli. Quello è un kit tipo dei materiali che serve per applicare un sistema composito. Quindi ci sono primer, ci sono adesivi, poi vengono incollati tessuti che vengono impregnati a fresco. Questo significa che, siccome noi stiamo utilizzando tanti materiali diversi, avere una certificazione del sistema, del comportamento complessivo del sistema, che significa resistenza caratteristica del sistema, quindi dei vari tessuti impregnati, moduli elastici, è il modo migliore anche a livello normativo e anche attraverso il CNR per affrontare in modo serio una progettazione, perché l'alternativa è, nel caso in cui non abbiamo dei sistemi di rinforzo certificati come pacchetto, quindi resine e con i relativi tessuti, di desumere i valori del sistema composito a partire dai valori delle fibre e delle matrici attraverso la media pesata, utilizzando come peso la frazione volumetrica di ciascuna delle fasi che costituisce il sistema. Questo però a livello poi di calcolo viene ovviamente un po' scoraggiato, perché il coefficiente nel caso di sistemi in cui non siano state certificate le prestazioni del sistema ma solo quelli dei relativi componenti avranno dei coefficienti di sicurezza penalizzati. Quindi, prima strada, perché certificarli? Perché a parità di caratteristiche del carbonio, un sistema certificato poi a livello di calcolo ci permette di utilizzarlo in modo più proficuo, proprio perché i coefficienti saranno più bassi, perché vengono giustamente ritenuti più sicuri. Quali riferimenti normativi? E qui va bene, siamo sempre nelle norme tecniche delle costruzioni, che in alcuni punti abbastanza sibillini mette in alcuni casi un po' in difficoltà il progettista che voglia utilizzare sistemi compositi. Al paragrafo 4.6 si parla di materiali non tradizionali o non trattati nelle presenti norme, potranno essere utilizzati previa autorizzazione del servizio tecnico centrale, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Fa un bel elenco di questi materiali che in teoria dovrebbero essere soggetti a questa spada di Damocle, e a un certo punto compaiono anche materiali polimerici fibrorinforzati. Sempre nelle norme tecniche, paragrafo 11.1, materiali e prodotti per uso strutturale identificati, qualificati, certificati, in funzione della tipologia di materiale si individuano tre categorie: materiali per i quali c'è obbligo di marcatura CE, materiali contenuti nelle norme tecniche dove siano previsti in modo preciso quali siano le procedure per identificazione, qualificazione, accettazione, materiali C, materiali e prodotti per uso strutturale o innovativo non presenti nel presente capitolato, e anche per questo si chiede l'idoneità della tecnica all'impiego rilasciata dal servizio tecnico centrale. Quindi se uno leggesse un po' ciecamente queste frasi penserebbe: allora i sistemi compositi devono passare attraverso l'autorizzazione del servizio tecnico centrale. Poi però notiamo bene una cosa: al 4.6 si parla di materiali utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali, ma noi applichiamo sistemi compositi per rinforzare elementi strutturali esistenti. Il punto è che esistono pultrusi in carbonio che simulano ad esempio le sezioni anche dei profili metallici, ad esempio, che potrebbero essere utilizzati per realizzare ex novo alcuni elementi strutturali. In quel caso effettivamente bisognerebbe far riferimento all'autorizzazione famosa. Poi però in realtà le stesse norme e soprattutto anche le istruzioni, ad esempio al punto 8.7.1.8, specificano come nel caso dei criteri della ricerca dell'intervento, nel caso in cui nell'intervento si faccia uso di materiali compositi, possono essere utilizzate le istruzioni CNR di T200. Quindi in modo esplicito si richiama a un documento di comprovata validità. Tra l'altro, per quanto riguarda anche la classificazione dei sistemi compositi in una delle categorie di materiali previste dalle norme tecniche, è importante sottolineare come le stesse norme, capitolo 12, mettono in evidenza che all'integrazione, per quanto non in contrasto con le norme, è possibile far riferimento a documenti di comprovata validità, che quindi in qualche modo le estendono. Fra questi vengono esplicitamente citati i documenti del CNR, ovviamente, le linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli interventi, che
sono state poi pubblicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 24 luglio 2009, hanno ripreso, ratificato, praticamente riportato in modo perfettamente uguale quello che era già stato previsto nel CNR. Tra l'altro ci sono ulteriori molti documenti, anche le stesse linee guida della Protezione Civile dell'agosto 2009, che li presentano questi sistemi composti. Quindi in realtà non possono essere più considerati come dei materiali innovativi in senso stretto, perché c'è un panorama normativo di comprovata validità ormai fortemente strutturato. Chiarito questo, rimangono due questioni prima di vedere l'esempio applicativo. Sistemi compositi FRP tradizionali, quali durabilità e quali eventuali problematiche nel caso di impiego anche di interventi monumentali, e sistemi compositi innovativi, tra virgolette. In ogni caso, siccome sapevo che il tema della giornata erano le cupole, io vi parlerò sempre di cupole. Ma la prima è una cupola interessante, particolare, perché è stata realizzata nel 1984, quindi sono passati diversi anni. L'azienda già all'inizio degli anni 80 aveva cominciato ad applicare sistemi compositi e conseguentemente, quando intorno al 2000 alcune università hanno voluto cominciare a fare delle indagini sulla durabilità e da un punto di vista delle prestazioni meccaniche e anche sulla compatibilità nel tempo con supporti anche di carattere monumentale, ci siamo ovviamente messi a disposizione con i nostri cantieri, fornendo documentazione su come erano stati realizzati all'epoca, per poi procedere con l'analisi a posteriori, a distanza di 20 anni. Questa era la nostra cupola, vedete, piuttosto irregolare, in foglio. L'intervento che si era deciso di fare all'epoca probabilmente non lo rifaremo, perché si era fatta una fasciatura completa con fibre di vetro. Attualmente probabilmente si realizzerebbero delle piste di regolarizzazione, anche per favorire la reversibilità dell'intervento nel tempo. Si farebbe una regolarizzazione migliore del supporto, che invece era abbastanza irregolare. E quindi ovviamente nel tempo anche la tecnica si è evoluta ed è stata perfezionata, e anche le caratteristiche e le peculiarità del materiale. In ogni caso si era all'epoca deciso di fare una regolarizzazione delle irregolarità più evidenti, e poi alcune foto che si intrecciano con quello che è stato poi fatto, una fasciatura con queste fibre di vetro, una vetrificazione di tutta la cupola. Le attività di verifica fatte a distanza di 20 anni sono state attività di tipo rilievo fotografico per evidenziare le eventuali alterazioni, verifiche dell'aderenza del sistema sul supporto a distanza di 20 anni, verifiche del legame adesivo mediante indagini non distruttive di ultrasuoni, verifiche dell'accumulo igroscopico per vedere se e come interagissero con la permeabilità dei sistemi sui quali erano stati posizionati, analisi poi dei campioni prelevati in laboratorio con indagini ad hoc relative alla durabilità sottoposte a cicli di invecchiamento termico di vario tipo. Prima slide velocissima, in basso vedete lo stato dei dipinti, non ci sono state variazioni cromatiche. La cosa carina, e poi lo si è visto da sopra, questo piccolo punto nero che inizialmente non si capiva bene da che cosa potesse essere di vetro. Dopodiché ovviamente la stessa verifica di tipo fotografica è stata fatta all'estero rosso, dove sono state fatte prove di adesione, prove con ultrasuoni per vedere i tempi di attraversamento, e era stato un po' verificato anche lo stato in generale di cura dell'intervento. Come accade, era un sottotetto, non era stata prevista la manutenzione. Dopo un po' i piccioni avevano fatto i loro nidi in corrispondenza di alcuni elementi strutturali della volta, e la nidificazione con il guano connesso con le iniezioni dei materiali, dei piccioni, poi ha determinato un attacco chimico localizzato, e quel punto nero che si vedeva all'intradosso della cupola era proprio associato alla presenza di un punto dove il piccione era nidificato. Quindi dettagli non trascurabili ogni volta che si fa un intervento sono anche quelli di prevedere poi la manutenzione dello stesso, perché anche piccoli
aspetti non curati come questi, apparentemente banali, poi influiscono invece in modo significativo sulla durabilità dell'intervento. I tempi di attraversamento e le prove realizzate, il pull-off, sul supporto hanno evidenziato in ogni caso come la durabilità nel tempo, i tempi di attraversamento, fossero comparabili con quelle con le prestazioni che si avevano su sistemi di narratura applicati sette giorni prima. Quindi significa che in realtà a distanza di 20 anni l'adesione era comunque una adesione che coinvolgeva il supporto, quindi il legame adesivo era tale da chiamare in causa la resistenza coesiva del supporto nel caso di una prova di tipo cut-off. Ovviamente però si erano anche verificati dei punti in cui c'erano state delle forti irregolarità, dei punti in cui la rete non era impregnata, dei punti di interruzione della continuità dell'elemento, e però questi coincidevano con quelli in cui sin dal momento dell'applicazione il rinforzo non era stato posizionato in modo corretto. Quindi se c'era stata una discontinuità non ben livellata, poi in quel punto, a distanza di 20 anni, ci sarà il punto debole del sistema. Se il sistema non è stato ben impregnato, poi in quel punto, a distanza di 20 anni, il sistema sarà praticamente incapace di incrementare la resistenza del supporto su quale è posizionato. Quindi in definitiva, importante è la corretta applicazione del sistema, perché è quello che fa veramente la differenza fra un progetto ben realizzato e un progetto non ben realizzato. Ovviamente qua nel tempo abbiamo progressivamente migliorato le doti meccaniche, applicative, reologiche, proprio per facilitare la corretta applicazione dei sistemi, e quindi abbiamo sviluppato prodotti ad hoc per la realizzazione dello stucco passivo, che è lo strato di incollaggio sul quale posizionare tessuti di varie tipologie: vetro, carbonio, aramide, bidirezionali, quadrassiali e compagnia bella. E poi le resine per l'impregnazione, che sono resine diverse da quelle dell'incollaggio. Il motivo è che mentre lo stucco passivo deve regolarizzare il supporto, la resina di impregnazione deve avere ottime capacità bagnanti per impregnare tutti i filamenti del tessuto. I tessuti sono costituiti da tantissimi filamenti di diametro micrometrico. Se non sono impregnati, ovviamente non possono contribuire ad aumentare la resistenza del supporto su quale sono posizionati. Oltre alle caratterizzazioni in situ, poi sono state fatte una serie di caratterizzazioni del materiale di base, stress termici geodisgelo, con apparecchi thunder shower, stress per esposizione ad alte temperature, e tutte queste tipologie di cicli, se volete, insomma, poi posso anche darvi gli esiti, ci sono state pubblicazioni scientifiche, eccetera, hanno dimostrato comunque la durabilità del sistema per molti supporti, soprattutto quelli di caratteristiche medio-basse meccaniche, soprattutto ad esempio dopo gli stress gelo-disgelo a umido. In realtà avveniva che si deteriorasse prima il supporto piuttosto che il sistema si staccasse dal supporto. Quindi adesione a livello estremo, sino addirittura superiore alle forze coesive all'interno del supporto. Però tra quelle prove che erano state fatte c'erano anche prove di resistenza alle alte temperature. Non ci nascondiamo che i sistemi compositi impiegano matrici organiche. Le matrici organiche hanno una temperatura di transizione vetrosa intorno agli 80 gradi. Significa che a partire dagli 80 gradi cominciamo ovviamente ad incrementare le resistenze. Siccome la possibilità di un tessuto di rinforzare il supporto è connessa al fatto che stia connesso al supporto, se la resina comincia a decrementare le sue resistenze, a partire dagli 80 gradi i sistemi compositi devono essere ovviamente cominciano a perdere la loro capacità di rinforzo, e conseguentemente nel caso in cui ci siano dei requisiti particolari di resistenza al fuoco è necessario dimensionare il sistema di protezione e così via. Quindi un punto debole, tra virgolette, comunque un punto da considerare in modo attento ogni volta che si progetti con sistemi FRP è quello appunto della resistenza al fuoco. Anche per rispondere a queste problematiche ci si è posto un obiettivo che era quello di individuare delle novità in termini di materiali compositi, e questa novità è incarnata dai sistemi SRG che proponiamo. Ora, SRG
Stafford Steel Reinforced Grout, quindi Malta.